risposta di Jessica Gadirova. Ora vediamo però Jed Carey, colei che ha presentato il doppio teso con tre avvitamenti alle Olimpiadi. Vediamo se lo ripete anche oggi. Una piccola indecisione tra l'altro, un adesso da ferma. Sono quei famosi dettagli così particolari che... Rincorsa, rondata, flick, doppio teso, due avvitamenti ma molto abbondante. Naturalmente per pensare di fare tre avvitamenti bisogna avere una velocità di esecuzione incredibile e in lei si denota proprio questo. Potrebbe riservarlo per la finale ad attrezzo. Doppio teso con un avvitamento. Lei con la stessa matrice fa due volte il doppio teso con uno e con due avvitamenti e poi farà lo Tsukara con uno e due avvitamenti. Quindi ci fa vedere il codice dei punteggi. Esatto. Salto teso smezzato, rondata flick, un semplice doppio raccolto, anche non tenuto benissimo, probabilmente da un punto di vista magari strategico non andare a rischiare. Diretta lei, brava, rondata flick, Tsukara raccolto, semplice, possiamo dirlo. Intanto, beh, molto bene la Jed Carey. Volevo sottolineare l'ottimo 14.40 della cinese Rui Luo alle parallele asimmetriche, mentre Sydney Turner alla trave ha ottenuto 13.566. Bello questo esercizio, Carmine, di Jed Carey. Di bellissimo, sì. Notavo soltanto che al campionato statunitense ha fatto lo Tsukara avvitato e poi lo Tsukara, mentre qui si è mantenuta giustamente tattica di gara con un solo avvitamento e con un doppio indietro normale. Quindi lei è capacissima di fare tre avvitamenti dal doppio teso e due avvitamenti dal doppio flesso.